settembre, mese che ci porta anche a parlare di scuola, qui in generale veniamo da un periodo di pochissime certezze, ma noi di una scuola in particolare ci vogliamo occupare adesso, quella di Scienze Aziendali e Tecniche Industriali di Firenze. Ne parliamo con il presidente Claudio Terrazzi e con Tommaso Cappelli, che è un studente, che sono entrambi collegati con noi via Skype. Ben trovati. Intanto, Terrazzi, periodo complicato di scuola, un po' come questo collegamento a distanza. Voi ecco, che tipo di organizzazione vi siete dati, che tipo di attività avete svolto e quali appuntamenti anche vi aspetta? Allora, buon pomeriggio, grazie. E noi ci siamo attivati subito in una settimana dalla data di chiusura, che ricordo essere stata 5-6 marzo. La settimana successiva abbiamo attivato tramite la piattaforma Microsoft Teams le lezioni online. Ciò ha permesso ai nostri studenti di proseguire il loro percorso di formazione rimanendo in contatto con docenti e appunto colleghi del corso di gestione d'impresa. Adesso, da una settimana, dal 15 di giugno, sono rientrati con tutte le dovute cautele a scuola e diciamo si è concluso un periodo molto, molto, molto intenso e particolare perché capite bene che mantenere un percorso del genere fatto online non è stato molto semplice. Senta, siamo abituati a vedere anche da parte vostra una grossa attività di confronto anche con gli studenti, anche di invito ai giovani a conoscere la scuola. Anche questo avviene, come dire, con nuove modalità. Esatto. Per la prima volta il 29 giugno, a partire dalle ore 16, ci terrà il primo Open Day online della Scuola Centro Mondiale di Tecnologie Industriali Piero Baldesi. Abbiamo fatto un nuovo format dove all'interno la direttrice Guia Berti intervisterà i docenti delle tre specializzazioni che ricordo essere marketing, amministrazione e tecnologie industriali. Interverranno degli ex studenti che stanno adesso lavorando in azienda e insieme a loro ci confronteremo e ci racconteranno il loro percorso formativo e professionale. In più, come di consueto, ci collegheremo quest'anno con soltanto una persona per questioni diciamo di appunto aver rivisto il format dalle Filippine, che è il nostro studente di marketing adesso impiegato in un'azienda a Manila. Tommaso Cappelli, invece studente della Scuola di Scienze Aziendali, studente o ex studente? Hai finito il tuo percorso? Sei ancora No, in esame? sono ancora a seguire il percorso, sono ancora uno studente e faccio amministrazione. Com'è andata in questo periodo? Ovviamente all'inizio ci sono state alcune piccole difficoltà dovute all'abituarsi a utilizzare una piattaforma online, l'abituarsi comunque a una modalità diversa di fare lezioni, perché come stavamo dicendo prima, la scuola basa molto anche sulla relazione che si instaura con i professori e tra gli studenti. Ovviamente questa cosa viene un pochino a mancare nelle lezioni online. Fortunatamente però le lezioni sono comunque svolte in maniera regolare, efficiente e soprattutto ora stiamo già rientrando in classe seguendo le dovute precauzioni, ovviamente. Ecco, il tuo obiettivo, terminato questo percorso di studi, qual è a livello professionale? Beh, io facendo amministrazione la mia speranza è di poter entrare nell'amministrazione di un'azienda del territorio. La scuola comunque ci ha già fornito alcuni colloqui con alcune aziende del territorio e altri saranno svolti in seguito per poter fare uno stage di 6 mesi alla fine del percorso scolastico accademico. Grazie, Tommaso. Presidente Terrazzi, torno da lei. Abbiamo sentito che l'obiettivo di questo ragazzo, ovviamente gli auguriamo di poterlo centrare. I vostri corsi di studio sono, come dire, molto focalizzati sull'inserimento nel mondo del lavoro. Anche il lavoro è destinato a cambiare, probabilmente dopo questa esperienza, non solo la scuola. A voi, ecco, che cosa lascia quello che abbiamo passato, anche come insegnamento, magari scoperta di nuove risorse che non si pensava di poter avere a disposizione? Assolutamente sì, ci lascia la consapevolezza che appunto il rapporto umano prevale sempre su tutto, ma ci lascia anche che con le nuove tecnologie che abbiamo scoperto potremo fare tantissime altre cose che oggi probabilmente non era pensato fare.
po' per dei retaggi, un po' per, perché non sapevamo, non conoscevamo alcune tecnologie. Grazie Presidente, buon lavoro ovviamente alla Scuola di Scienze Aziendali. Noi dobbiamo fermarci adesso, dare la linea alla regia per qualche minuto, poi torniamo e apriamo anche il capitolo dedicato alla ripartenza del campionato. Stasera gioca la Fiorentina dopo tanto tempo.